Buona domenica, bentornati su Rete 8 al consueto appuntamento con la pasticceria. E oggi accanto a me c'è questo bel giovanotto, il grande Filippo Di Giovacchino, che praticamente ha questa grande passione per i dolci, ha studiato all'Alma, vabbè, l'abbiamo presentato tantissime volte, e oggi ci preparerà un dolce davvero molto semplice ma anche particolare. Sì. Ciao Jennifer. Ciao Filippo. Bentornati. Grazie. Andiamo grazie. A preparare un dolce, è una mousse al mascarpone. Sì. Con in abbinamento un gelato agli agrumi. Ah, oh, meraviglia. C'è la mousse che è grassa, sì. E il gelato agli agrumi che è sgrassa, fresco. Sì, è fresco. Beh, devo dire che infatti come abbinamento sta molto bene, perché gli abbinamenti poi ultimamente si fanno sempre per contrapposizione, sì. Quindi andiamo a mettere, come dice Filippo giustamente, una parte molto grassa con una parte un po' più, posso dire, acida, è sì, giusto? Sì, sì. È giusto? Ok, e quindi diciamo da questi due sapori contrastanti viene fuori un equilibrio. Giusto, tutto giusto. Sul palato. Allora, iniziamo facendo la base di questa mousse, okay. Che come è una fa? Base crema inglese. Okay. Abbiamo messo del latte e la panna a bollore, le portate a bollore. Sì, quindi latte e panna. Poi, ecco, ricordo ai nostri telespettatori che tutti gli ingredienti con le relative dosi sono a fine puntata. Quindi, latte e panna. Mezza bacca di vaniglio. Sì. Quindi operazione semplice, sì. Semplice. Andiamo a versare sui nostri tuorli. Latte e panna devono essere molto caldi, giusto Filippo? Sì, sì, giusto. Quasi a bollore. Quindi per fare la crema inglese scaldiamo latte e panna. Latte e panna, tuorli e zucchero. Ok. Andiamo a versare. Sai che a me piace tantissimo la crema inglese? Molto buono. Poi sì. È versatile, si può utilizzare per tante cose, secondo me. Come salsa, si fanno a base per le salse. Sì. Di frutta, dal cioccolato. E quindi comunque questa è una base che potete utilizzare in tanti modi. Sì. Oggi noi ve la proponiamo, diciamo, in abbinamento al mascarpone per fare la mousse, giusto? La mousse, però sì. Ciò non toglie che, insomma, con questa crema si possono fare veramente tante cose. Ah, quindi una piccola parte. Una piccola viene parte. Versata. Devo stemperarle. E poi si rimette tutto. Si mette sul fuoco. Si deve far cuocere ancora? Sì, fino a 85 gradi. Ok. Ovviamente. Non bisogna superare la temperatura, perché? Sennò l'uovo coagula, si cuoce. Ok. E come facciamo a sapere quando siamo arrivati ad 85 gradi? Io faccio col termometro. Ok. Sennò di solito si fa così, sì. E si fa una patina. Ah, ok. Ok, quindi praticamente non scende del tutto, capito? Ok, inizia un po' ad addensare. Sì. Ok, vabbè, comunque un termometro da cucina è una cosa che a casa, bene o male, abbiamo tutti, tutti e quanti. È più facile reperibilità, per cui insomma conviene veramente acquistarlo, perché poi serve per tante cose, soprattutto se siamo appassionati di cucina. Sì, oppure di pasticceria. Di pasticceria. Soprattutto. Come me. Allora, bisogna munirsi di questo strumento. La crema inglese è arrivata esattamente ad 85 gradi e deve essere proprio così. Sì, sì. Giusto? Perfetto. Ok. Adesso è questa qui. Ok, ovviamente noi che abbiamo riscaldato. Sembra ancora abbia fatto abbassare la temperatura a 40 gradi. Devo mettere la gelatina. Quindi questa comunque è ancora calda. Sì, sempre caldo. Ok. Perché la gelatina non si scioglie. Ma nella crema inglese va sempre la gelatina? Per fare la mousse sì. Ah, quindi se invece la volessimo utilizzare in questo modo, no? No. È parecchio liquida, come si utilizza nei dolci? Cioè in maniera diversa? Praticamente la gelatina dà struttura al dolce. Okay. Se noi andiamo a dare da frigo, temperatura da frigo. Da frigo? E se noi utilizziamo la gelatina, dà struttura. Ok. E quando viene servito, mantiene la sua struttura e rimane in piedi, capito? Ok, ok. Ma se invece volessimo utilizzare la crema inglese senza aggiungere la gelatina, non è molto liquida per la sì, è molto liquida, non mantiene la forma. Ok, quindi comunque sostanzialmente è una base che però poi va utilizzata in abbinamento a qualcos'altro, sì. Giusto?
La gelatina si deve sciogliere bene nella nostra crema inglese, rigorosamente a 40 gradi, per poter consentire alla gelatina stessa di sciogliersi e di farlo nel modo corretto. Il risultato è questo. È questo. Eccolo qua. Poi lo andiamo a versare nel nostro mascarpone. Ok. Un po' alla volta. Quindi crema inglese con gelatina. Con gelatina. E mascarpone. E mascarpone. A temperatura ambiente o freddo? Sì, no, temperatura ambiente. Ok. Se è temperatura frigo, la gelatina agisce e diventa solido. Ah, ok. Troppo velocemente. Sì. È tutta una questione, ecco, di temperature nostra... in pasticceria. Sì. Bravo. Temperature veramente e grammi in maniera certosina e precisa. È un po' diversa, mentre in cucina si può giocare un po' di più, in pasticceria veramente non si possono fare modifiche. Tutte cose di vino. È vero. Andiamo a mettere tutta la nostra crema inglese. Okay. Questa sarà la nostra base. La temperatura così della nostra base è scesa sui 40, sui 20-25. Ok. E possiamo andare ad unire la panna semimontata. Che è questa qui? Che praticamente è semimontata, significa che è metà della montatura, sì. Giusto? Giusto. Deve essere lucida. Lucida ma non solida. Sì. Non troppo solida. Perfetto, solido. Così. Eccola qua. Ah, la mettiamo tutta? Sì, sì, aggiungiamo già pesata. Quello di zucchero. Dobbiamo mettere poco alla volta. Ok. Dal basso verso l'alto. Sempre per non far smontare, sì, il nostro composto. Ok. Mettiamo tutta la panna. Ci siamo. Ci siamo. Quindi praticamente andiamo ad amalgamare il tutto. E poi versiamo negli stampi. Versiamo subito negli stampi. Ecco, per versare il composto negli stampi ci serviamo di un sacco a posto. Sì. Volendo possiamo farlo anche a mano. Per pure fare a un mano, po', sì. Se volessimo accorciare un po' i tempi. Poi ce la fai un po' più preciso. Beh sì. Dosi meglio. Tu devi essere preciso. A casa possiamo essere anche un po' più... Ok. Liscio, omogeneo. Perfetto. Nessuno... Già così devo dire che è veramente invitante. E quindi questo poi vanno in frigo o in freezer? In frigorifero? No, in freezer. In freezer. Perché noi dopo andremo a glassare. Quindi versiamo questa crema nel sacco a poche. Sacco a poche. Posso servire pure un abbattitore, ancora meglio. Ok. Spuntiamo il nostro sacco a poche e riempiamo i nostri stampi. È vero che magari mettere i composti nel sacco a poche porta via un po' di tempo, però devo dire che il risultato è bello pulito, sì, preciso. Ne vale tanto. Pasticceria molto importante la pulizia. Ok. Andiamo a sbattere. Per livellare bene, giusto? Per livellare, non fare pure le bolle d'aria. Andiamo a livellare tutto preciso. E a questo punto andiamo a mettere in freezer per
per 2-3 orette. Devo arrivare a meno 30 ancora. Meno 40. Quindi in freezer per 2-3 ore, se abbiamo l'abbattitore, ancora meglio, la temperatura che devono raggiungere è meno 40, giusto? Sì, perfetto. Beh, adesso faccio vedere il risultato. Ed ecco il nostro dessert trascorse le sue ore in abbattitore o in freezer, in base alla disponibilità che abbiamo a casa. Sformato. Adesso andiamo a ingrassare la copertura di cioccolato. Questo prima di essere consumato ovviamente deve raggiungere una temperatura di 4 gradi. 4 gradi. 4 e 2 gradi. Adesso è molto più freddo, giusto? Sì. Wow, che bello! Scusa, mi spieghi come fanno a rimanere attaccate? Sono nocciole quelle? Sì. Al cioccolato. Perché con il freddo... Ma dai, mi sono sempre chiesta come si ecco fa. Ecco perché temperature servono. Quindi è il freddo che attrae la granella. Sì, è il cioccolato. Questo cos'è? Semplice cioccolato fuso con aggiunta di granella di nocciole, sì, giusto? Sì. Quindi molto molto semplice. Ok, quindi adesso che dobbiamo fare? Aspettiamo adesso che solidifica, giusto? Sì, che si solidifica. No, ci siamo già. Ma dai, quanto è semplice! E adesso che facciamo? Devo mettere le nostre meringhette. Che belle! Ma che meraviglia! Ma quanto è bello! Ci andiamo a mettere una pallina di gelato agli agrumi. Ovviamente non vi diciamo come si fa la meringa perché l'abbiamo già fatta insieme a Filippo. Poi comunque anche nella nostra playlist trovate diverse ricette dedicate alla meringa. Ne abbiamo anche una realizzata da Fabrizio Camplone, per cui vi potete ispirare a quella ricetta lì. E questo è un semplice sorbetto agli agrumi fatto da voi, però ovviamente a casa si può fare tranquillamente, o altrimenti lo possiamo comprare. Pronto, sì. Non metterà il nostro sorbetto. È stupendo questo dessert. Veramente, veramente invitante, Filippo. Complimenti. Quando l'hai pensato? Questa settimana. Questa settimana. Devo mettere un po' il nostro orto. Finocchietto. Queste cose sono fiori. Timo. Di timo, giusto? Sì. Che bello. E la maggiorana. E un po' di maggiorana. Ammazza quanto è bello, Filippo. Complimenti. Il piatto è pronto. Complimenti a questo. Grazie, giovane Jennifer. Pasticcere. Veramente. Grazie. Complimenti. Filippo ha solamente 20 anni, quindi veramente farà farà tanta strada. Grazie, perché grazie. Ci sono veramente delle basi incredibili, ma soprattutto c'è tanta tanta passione, che anche il suo fratello gemello, che è Saverio, che salutiamo, che tra l'altro sta studiando all'Accademia di Licoromito. Veramente sono due ragazzi eccezionali, complimenti. Grazie. Un onore grazie per me averti in trasmissione. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Prendete spunto anche voi da questo dessert, perché è veramente facile da rifare. E io l'aspetto tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Ci vediamo domani. Ciao.